Enrico è un giovane uomo di 48 anni. Ha vissuto, come si dice nei romanzi noir, una vita almeno complicata, che lo ha portato a contatto con il reato, sbagliando quasi tutto. Ma ne è consapevole, non lavora da anni ed è disperato. Non lavoro da febbraio 2007, sono disoccupato, ma non so come fare, sto a casa, eppure non mangio perché non c'ho niente da mangiare e nessuno si fa avanti a darmi una mano. Senti, dal 2007 ad oggi come te la sei cavata? Disperato, disperato niente, perché sono andato pure a chiedere a qualcuno se mi voleva far lavorare, insomma, ho fatto pure delle telefonate, ristoranti, ho chiamato pure ristoranti sopra al mare, insomma, però niente, niente. Io ho lavorato sempre con contratti a tempo determinato, poi finisci il contratto e giustamente poi ti cacciano. Diciamo tutta la verità, tu hai avuto anche dei problemi con la giustizia. Sì, ho avuto dei problemi con la giustizia, però ho pagato, giustamente ho pagato, sì, loro hanno la giustizia c'ha ragione, però io in questo momento con la giustizia sono pulito. Io chiedo, io proprio faccio proprio la carità, chiedo proprio, non so, non voglio chiedere veramente a qualcuno che si faccia avanti, mi dà una mano, veramente, ma non per me, anche pure ai miei figli, perché i miei figli pure stanno soffrendo, sì, stanno in casa famiglia, però se sentono pure la mancanza del padre e pure della mamma, non solo che pure la mamma mi ha fatto del male a me. I bambini a me hanno sofferto, pure insomma, hanno sofferto pure la separazione, hanno risentito tante cose, la separazione tra me e mia moglie, insomma, e sempre i bambini ci vanno sotto, insomma, non ci andiamo, i bambini vanno sotto. Quindi un lavoro, qualcuno che ti dia un Voglio lavoro, qualunque. qualcuno che mi dà un lavoro, perché io devo sopravvivere, devo sopravvivere, devo vivere, se no come faccio a vivere se non c'è un lavoro?